amici di Made in Vino, buongiorno e bentrovati. Buongiorno a voi, buongiorno. Ciao Cristian. Bene, siamo qui a parlare questo mese di il Barbera d'Asti, fattoria Scagliola, un superiore anno 2009, 14 gradi e mezzo. Esatto. Bene Fabrizio, allora. Beh, già dal colore notiamo che si parla di un vino, diciamo, molto molto importante, perché è di un rosso rubino impenetrabile con riflessi, sì, riflessi di olacei, qualche riflesso di olacei, esatto. Bellissimo colore, grande al naso, ma cavoli, al naso viene fuori con una bellissima speziatura, sì, frutto rosso importante, frutto rosso speziatura importante, sì, esatto, sì. Una bella speziatura. Cosa sentiamo nelle spezie, Fabrizio? Beh, io direi, beh, una vaniglia, un leggero sentore di vaniglia, sì, che è dato ovviamente dal legno in cui viene invecchiato, ma anche perché è un vino, diciamo, di per sé giovane, perché è un 2009, essendo un vino anche di struttura, di struttura, corpo, esatto, è un vino importante anche per questo, qui è un vino che è anche predisposto a un, diciamo, invecchiamento, un bel invecchiamento, per cui che direi che anche in bocca è bello asciutto, in di bocca, corpo. Il primo sorso si capisce, si tratta di un vino veramente importante, perché tutta la tipicità della Barbera, con una bella freschezza, ma anche con una bella struttura, una bella corposità. Un vino di carattere, vino, possiamo dire. Diciamo, molto di carattere. Meraviglioso. Un gran bel tannino. Direi che rispecchia in bocca quello che sentiamo nel naso, no? Sì, il frutto, sì, di spezie, esatto, pienamente. Esatto. Complimenti, grande al vino. Bene. Io direi gli abbinamenti. Con cosa lo abbiniamo? Gli abbinamenti, io direi abbinamenti tipo carne rossa, una bella fiorentina, sì, o anche delle carni rosse elaborate con del tartufo. Del tartufo? Con del tartufo. Oh, beh, un bel filettino al tartufo. Con al tartufo. Esatto. Nero o bianco? No, bianco. Bianco, sì, tartufo bianco. Sempre bianco. Bene, molto bene. Amici di Made in Vino, grazie e sì. Gin!